Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai tuoi ospiti e buongiorno al tuo pubblico. Le notizie di oggi sono incentrate sulle prossime misure di sicurezza che intende prendere il governo. Un'ipotesi che viene paventata è un coprifuoco, la chiusura dei locali commerciali dalle 18 o dalle 21, un'ulteriore stretta sulla ristorazione. E è stata anche forse subito ritrattata l'ipotesi di impedire agli anziani over 70 di muoversi da casa proprio per paura dei contagi. Si spera di mantenere le scuole con la didattica in presenza e a te la parola. Buona giornata. Grazie Michela, grazie alle notizie del giorno e niente, cominciamo con tutti gli altri. Allora, ciao a tutti, buongiorno. Allora, abbiamo questa mattina online il Presidente del Consiglio Andrew Bullo, che ringraziamo della sua presenza, della sua disponibilità, e Francesco Zennaro di Rifondazione Comunista, che è stato anche candidato per le elezioni regionali, nonché comunque un esponente qua sempre in prima linea. L'ultimo evento è stato appunto la manifestazione per la ferrovia, che diciamo è sicuramente non prioritaria per qualcun altro, voglio dire. Vabbè. Vado subito a leggere alcuni articoli di oggi, in pratica. Ovviamente, come al solito, oltre che essere incentrata, diciamo, ovviamente sulla pandemia che sta girando, c'è il discorso ovviamente della paura, perché abbiamo questa paura, insomma, questa preoccupazione di entrare nel lockdown completo e comunque praticamente fino adesso il governo sta cercando al massimo di non fare un lockdown completo, ma di fare un mezzo lockdown in pratica, no? Vi leggo alcuni titoli. La proposta: tutti a casa dalle 18, le ipotesi all'esame del governo, coprifuoco in tutta Italia e limitazioni per chi ha più di 70 anni. Poi su questa limitazione ci parliamo un attimo, non perché mi senta quasi parte in causa, visto che sto viaggiando velocemente verso i 60 anni, ma dopo Ne parliamo hai di. ancora. I nodi, zone rosse, spostamenti tra regioni, scuole, lezioni online anche per le terze medie, Zaia, nuova chiusura, sia nuove misure anti-assembramenti. Ok, governatore del nord, no alle zone rosse, coprifuoco dalle 18. Allora, la situazione, ovviamente, io direi che possiamo, io farei parlare subito qua al Presidente del Consiglio, perché comunque su questo tema credo che abbiamo tanto da dire. Anche a Chioggia, purtroppo, anche ieri ci sono arrivati video, foto, segnalazioni, come in tutta Italia, di gente che non capisce che c'è questo problema, che continuano a non usare le protezioni, che stanno vicini, eccetera. Presidente, noi che siamo di una certa età. Beh, diciamo, buongiorno a tutti intanto. Diciamo che purtroppo l'utilizzo dei social ci porta qualche volta a sbagliare. Secondo me l'uscita del governatore Totti ieri è stato un grosso infortunio. Il discorso poi di questo annuncio non mi trovo d'accordo, ma non perché, come dicevi tu poco fa, siamo vicini a quell'età, ma perché credo che le persone debbano essere considerate per il loro stato fisico, per il relativo. Per la relativa situazione che possono avere con la salute, ecco, io conosco tantissime persone di 70 anni che sono certamente più in forma di qualche cinquantenne, ma non è questo il punto. Il punto è che secondo me ci stiamo avvicinando a un momento veramente pericoloso dove ognuno cerca di trovare una soluzione, quando invece credo dobbiamo essere tutti d'accordo che la soluzione è unica. Io ho letto qualche titolo che mi hai mandato e credo che il titolo più importante sia quello che dice bisogna evitare le RSA. Sappiamo benissimo che è difficile per qualsiasi governante prendere delle decisioni che inevitabilmente
non gli portano dei vantaggi, perché porre delle limitazioni ti rende antipatico, però bisogna dirlo che chi ha un po' di coscienza deve prima guardare alla salute del paese, al fatto più importante, che secondo me è la salute. E su questo bisogna ragionarci un po' su, perché è vero che quest'estate, che negli ultimi tempi forse siamo stati un po' tutti un po' troppo tolleranti, e dovevamo pensare a quello che ci aspettava, perché tutti l'avevano previsto, però non tutti si sono adeguati, secondo me, nella maniera giusta. Mi riferisco al discorso dei trasporti, che andavano sicuramente limitati i posti sui mezzi di trasporto, magari anche incentivando il numero di mezzi. E su questo credo, sì, poteva dirlo lo Stato per quanto riguarda i trasporti tipo le ferrovie, gli aerei, però poteva dirlo anche la Regione, ad esempio, per quanto riguarda i trasporti regionali. Anche il Comune dovrà, secondo me, prendersi delle responsabilità e prendere delle decisioni che saranno ulteriormente poco simpatiche, perché mi riferisco al mercato del giovedì. Non oso immaginare cosa ne uscirà quando si porrà il problema, ma lo fermiamo o non lo fermiamo. Però Andrea, tu sei sempre presente al mercato del giovedì con qualche tuo spunto, qualche tuo servizio, e quindi credo anche tu possa testimoniare che nonostante ci siano dei grossi controlli e ci sia anche un ottimo comportamento sia degli operatori che anche della gente stessa, però dire che non c'è ressa, secondo me, non è la verità. Cioè, la ressa c'è e la vediamo. C'è tanta gente e dove c'è tanta gente sappiamo che corre il pericolo. È un discorso che sto facendo io adesso, ripeto, non ne abbiamo ancora discusso in Comune, però credo che come vediamo di giorno in giorno la situazione muta, io direi che si sta anche aggravando, e quindi coscienti anche di quello che sta succedendo e di quello che stanno adottando gli altri governi, gli altri stati, credo che anche noi dobbiamo entrare con la mente sul fatto che qualche stretta ci vuole. Poi mi dispiace, ci saranno i soliti reclami, spero non ci siano più ulteriori manifestazioni, perché abbiamo visto che non, sì, a parte il fatto che hanno esaltato il malcontento che comunque tutti conosciamo, però dobbiamo essere propositivi e vedere cosa si può fare per superare questo periodo. Vorrei sentire Francesco, che oltre, diciamo, a essere, diciamo, un esponente di Funzione Comunista, è anche, diciamo, giovane ed è anche, diciamo, lavora su un ambulatorio medico qua di Chioggia, e quindi cosa ne pensi tu anche dal punto di vista professionale, voglio dire, perché diciamo, come dice qua il Presidente del Consiglio, la situazione si sta aggravando, perché ci sono sempre più positivi. Fortunatamente la maggior parte, da quel che sappiamo noi, non hanno grossi problemi, sono a casa, molti asintomatici, qualcuno con dei lievi, diciamo, sintomi, però purtroppo c'è stata anche gente ricoverata e il numero sta assolutamente aumentando. Noi non abbiamo dato notizie particolari in questi giorni perché non vogliamo credere, ma ci sono persone all'interno di aziende pubbliche, all'interno di cooperative, all'interno di aziende. E qualche volta qualche negozio non si capisce bene, sembra che ci sia qualcosa, e ovviamente dopo c'è il discorso che un conto è essere a contatto, diciamo, con quello che è stato a contatto col positivo, che è un discorso,
E un conto invece si è a contatto con... Ci sono classi che sono in quarantena, ci sono insegnanti che sono in quarantena, insomma c'è una situazione abbastanza aggregata. Francesco. Situazione complessa riguardo all'uscita, insomma, del presidente della Liguria Totti, e appunto un po' posso inquadrarla nel generale di smania di protagonismo e politicamente, nel senso di nel quadro della generale minimizzazione che viene fatta nel contesto della destra italiana e non solo, della minimizzazione della pesantezza, insomma, del Covid-19. E in realtà sappiamo benissimo anche quanto la questione di le persone anziane, la questione di le persone anziane sono importanti anche per il fatto che portano avanti un welfare familiare che è carente appunto nel nostro paese, anche per l'assistenza appunto chi ha figli, che li deve portare a scuola, come ben sappiamo. Poi per quanto riguarda la situazione, sì, di contagi in aumento, sì, la situazione, cioè, è reale. In realtà al lavoro, insomma, che faccio io come amministrativo, vedo come diventi sempre più importante il ruolo appunto anche chi come me ha un primo impatto, come dire, in questa specie di call center in cui stiamo lavorando adesso, perché chi ci chiama deve avere una risposta immediata rispetto a cosa deve fare, e la prima risposta nell'ambito di questa pandemia è l'isolamento. L'isolamento e le misure da mantenere. Quindi vedo che la necessità del potenziare anche il personale non medico, cioè amministrativo, che in questo momento ha un ruolo che diventa sempre più importante. Questo nella nostra regione, in questi mesi si poteva preparare, non sulla nostra regione, ovviamente a livello nazionale, il problema non è nazionale, è internazionale ed europeo, per dire, per quel che riguarda lì. Sappiamo anche un paese come la Germania, che sempre diciamo, prendiamo come esempio, in senso positivo o negativo, spesso positivo, anche lì i contagi sono in aumento e le misure date, non è facile assolutamente capire che misure prendere. Sicuramente c'è bisogno di un potenziamento per quel che riguarda la sanità sul territorio, anche sia del personale medico che venga dotato di strumenti, perché se devono essere obbligati a fare i vaccini, devono avere i mezzi e le strutture necessarie a farlo, e anche potenziare anche proprio il personale non solo medico, anche non medico, amministrativo, come nel contesto in cui lavoro, insomma. Quindi in generale, ecco, mi sento di dire questa cosa qua. E dei giovani, visto che sei un giovane, te, quanti ne hai? Scusami, non mi ricordo. Giovane, io ho 37 anni, quindi Ah, pensavo più di insomma, giovane. in realtà del giovane, grazie del giovane, insomma. Beh, sono sempre. C'è già uno stacco, insomma, no, perché io noto veramente tantissimi ragazzi. Adesso, appunto, non abbiamo postato i video e le foto perché non vogliamo fare la parte dei carabinieri, sinceramente, con tutto rispetto ai carabinieri. Cioè, noi ti do una informazione, però veramente in questi giorni, o anche ieri, ci sono arrivati video di alcuni bar e questi ragazzi, scusate, lo dico ragazzi col cuore in mano, tutti quanti vicini, senza mascherina, cioè proprio veramente sembra proprio cioè sembra quasi che dicono che non ce ne frega niente, chiudete pure tutto, perché francamente con questo comportamento poco intelligente, sinceramente, arriveremo veramente al lockdown completo. Guarda, io non so, qualche volta, adesso purtroppo non sono provvisoriamente a Borgo San Giovanni come ero fino a qualche mese fa, però anche lì facendomi la passeggiata per il Lusenzo vedevo appunto le scene, no, anche di gruppi di giovani, per dire, che si mettono tutti senza mascherina e fare il piccolo assembramento. Però anche lì, insomma, sento fare i carabinieri, se devo dire, però effettivamente c'è tante volte la tendenza a dire un po' a minimizzare la situazione. Purtroppo non, assolutamente, per quel che riguarda la responsabilità individuale, c'è bisogno di una forte autoresponsabilizzazione. E poi sappiamo che nel contesto, per dire, che abbiamo in italiano, come dicevo prima, del centrodestra, purtroppo si tende a minimizzare le problematiche appunto sanitarie. Al momento, da questo punto di vista, anche riguardo alla manifestazione qui a Cinavà, al Presidente del Consiglio,
comunale, e l'unica cosa che mi sento di dire è che se sono, insomma, viste le chiusure che sono necessarie per motivi sanitari, devono essere, insomma, sostenute tutte a livello finanziario, sia per quel che riguarda le partite IVA che per quel che riguarda i lavoratrici e i lavoratori. Beh, io torno un attimo sul discorso che ha fatto prima il Presidente, che comunque, diciamo, è un colloquio così, una chiacchierata tipo da punto da rassegna, ma da come mi dici siete orientati a chiudere il mercato del giovedì? No, guarda, voglio precisare, era proprio un'idea mia, che un pensiero che ho avuto ora nel parlarne, perché parlando di queste cose automaticamente ti viene da pensare a quali siano le nostre situazioni da dover pagliare. Io penso così, svegliandomi stamattina, leggendo quello che abbiamo visto sulle prime pagine, ti viene subito da pensare, beh, noi cosa potremmo fare adesso, su cosa potremmo ragionare. E il mercato, naturalmente, che è una delle attività che è molto, molto seguita, molto amata qui a Chioggia, subito mi è venuto nel pensiero, e il mio pensiero è andato, devo dire la verità, agli operatori del mercato, che sicuramente, se ci sarà un discorso del genere, purtroppo diranno, ma noi dobbiamo lavorare, perché il discorso è sempre quello, bisogna far coincidere la salute della gente con la salute dell'economia. Però giustamente, come diceva l'amico poco fa, bisognerà essere veramente concentrati su far arrivare dei ristori da parte del governo e anche da parte delle regioni e dei comuni. Tutte le amministrazioni dovranno impegnarsi per trovare i sistemi di far tirare avanti in qualche modo a queste attività che purtroppo... Scusa, ti interrompo, ma dico io... Adesso, quando c'è stata la manifestazione, di cui io mi sarei aspettato anche delle proposte, invece proposte praticamente non ce ne sono state, in pratica, si è data vetrina a dei soggetti che, insomma, sono venuti a protestare con le birre in mano, voglio dire, non so quanto è stata opportuna farla quella manifestazione, sinceramente. Comunque, a parte questo, non sarebbe opportuno che l'amministrazione, sappiamo che l'amministrazione ha tante difficoltà, la polizia locale è sotto organico, già non ce la si fa a gestire tutti i servizi che ci sono tantissimi, ma stangare chi non segue le regole, perché ci sono chi sta seguendo le regole e cerca ovviamente di farle in maniera possibile, e c'è chi veramente se ne frega. Cioè, questi ragazzi che stanno senza mascherina, cominciamo a stangarli. Cioè, quando tu cominci, io vedo il discorso. Facciamo un altro discorso, non parliamo di questa situazione, parliamo delle dedizioni canine, ok? Dedizioni canine, ci sono dei proprietari di cani che girano con la bottiglia dell'acqua, ok? E puliscono, buttano addirittura per la pipì, eccetera, e altri che non solo non puliscono niente, sporcano. Se cominciamo a stangare questi qua con delle sanzioni pesanti, probabilmente, mettendole poi sul danno delle comunicazioni, si trovano anche qua. Questi se ne fregano perché sanno che tanto le sanzioni le fanno. Allora, beccare, diciamo, un po' di gente, perché è inutile dire, cioè tanti dicono no, ma non bisogna sanzionare, bisogna educare. Io sinceramente sarò, perché ormai sarò anziano, ma voglio dire, se uno sa che si becca la sanzione, che è salata, sta più attento, non lo fa, lo fa di meno. Non so, concorde con me, Presidente? Diciamo che mi stai dando un po' un assist, forse lo sai un po' che io sono su questa direzione. Purtroppo, sarebbe giusto educare, però quando la gente non riesce a essere educata, bisogna adottare certi metodi. Tu lo sai che io su questo è sempre stato un po' la mia linea, ma non perché io sia un estremista di queste cose, ma perché io credo che nella nostra realtà purtroppo c'è sempre stato un po' di lassismo. Sì, è vero,
la polizia locale potrebbe impegnarsi di più, però sappiamo benissimo che non ha i numeri, non ha i numeri, e anche gli attacchi che sono stati fatti perché non è stata adeguata nell'organico. È un discorso che parte da anni, cioè non è che la polizia locale come gli uffici comunali si sono svuotati nel giro di 3 anni, è da un bel po' che non si fa una politica di assunzioni in tutti gli uffici del comune, perché la polizia locale adesso balza gli occhi perché va in piazza e vedi un sacco di gente che parcheggia in divieto di sosta, dopo vedi i giovani che si comportano in una certa maniera e nessuno li riprende, abbiamo avuto i fatti di Rivavena, però voglio dire, è difficile adesso dalla mattina alla sera dover risolvere tutto. Io credo che comunque però una situazione del genere andrebbe un po' sistemata con l'aiuto di tutte le forze dell'ordine, che pur essendo anche loro con numeri non ottimali, mi riferisco ai numeri di agenti, ma messe tutte assieme forse potrebbero dare un segnale e anche qualche risultato. Naturalmente sì, i nostri giovani sono sempre, secondo me, abbastanza scusati da tutti, ma sono giovani, dove vanno, cosa possono fare, però ricordo bene che i giovani di tutte le epoche hanno avuto qualche problema, ci sono stati dei giovani tanti anni fa che si sono trovati in mezzo alla guerra, bisogna superarla. C'è il futuro di istruzioni o educazione? Cosa allora, dici? Secondo me io sono più per l'educazione che per la sanzione, nel senso che se una ci deve essere, per dire, io metto in prima linea l'educazione, la sanzione è qualcosa che può capitare, ok? Quindi il fatto era anche di prima, dicevo, i ragazzi su Senso si mette la mascherina, il discorso è che l'alternativa al bighellonare lì sull'Usenzo, qual è? Cos'è che dà questa città a uno che ha 16 anni? Il punto è dire costruire dei contesti che siano sportivi, che siano ludici di altro tipo, sì, è un lavoro che è lavoro caltano, credo sia appunto dall'oggi al domani si possa fare, però deve essere il percorso di una città che possa dare qualcosa a chi l'abita, a chi è giovane, che ha necessità di passare bene il tempo, e il discorso anche delle situazioni della scuola, di dopo scuola, diciamo, delle forme di dopo scuola nuove, innovative, c'è chi si muove in questa direzione, penso che sia in Veneto, che sia per dire che sia in Italia o altrove, il punto è di cercare delle soluzioni per cui chi si trova a crescere per caso in questa città possa crescere bene, possa crescere con star bene, ma anche riflettere, pensare e far crescere la città. Perché dici, se no altrimenti dico, fanno delle cose, ma non li punisco. Perché il punto è, perché le fanno? In che contesti familiari vivono? E se anche al di fuori del contesto familiare cosa hanno da fare? Io mi farei queste domande, credo sia pensare al futuro della città sia fondamentale, e la repressione, dico, caro Andrea, il punto è che al limite porterà una limitazione degli atti sul momento, ma poi non lo so, non voglio esprimere ancora perché voglio lasciare spazio a voi, però vorrei, visto che il tempo sta andando velocemente, vorrei tornare un attimo sulla cronaca locale. E anche una volta investiamo il Presidente del Consiglio su una risposta da tipo amministrativo dell'amministrazione, ci sono ancora articoli su questa benedetta Turatti, quindi praticamente ricordiamo le puntate precedenti, l'amministrazione praticamente ha avuto delle offerte da parte di privati e qualche giorno fa praticamente ha preso in considerazione la possibilità di trasformare, c'è un soggetto privato, una società che vuole trasformarla in istituto di riposo, e lì si è scatenato un po' tutti, perché praticamente da parte dell'opinione pubblica
o almeno quella parte di opinione pubblica che interviene sui social, che non è la maggioranza dell'opinione pubblica, perché tanta opinione pubblica legge, pensa però non si esprime, non preferisce stare dietro le quinte, diciamo così. Ovviamente le opposizioni criticano, perché insomma l'opposizione non può certo dire che la maggioranza va bene. L'ultimo articolo che c'è oggi, appunto, che anche il capogruppo di Forza Italia mi sta praticamente richiamando l'articolo di qualche giorno prima dell'ex sindaco Roberto Pellegrini, che è stato anche difensore civico della Regione Veneto, in cui la paura che se si viene, diciamo, qua, leggo il titolo, rischioso vendere l'ex colonia del Gazzettino. Praticamente la paura è che la Corte dei Conti chieda i soldi indietro, visto che parte dei fondi che erano stati utilizzati a suo tempo erano quindi della legge speciale di Venezia e Chioggia. Presidente, a lei la parola. Allora, cominciamo dicendo che la colonia Turati è stata messa da parte per tanti anni, nessuno ne ha avuto modo di parlarne, nessuno aveva nulla da dire, nessuna proposta. E adesso, stranamente, sono tutti quanti molto interessati, tutti quanti molto esperti, e ognuno dice la propria. Sembra quasi che dove mettiamo il naso noi, vengono fuori tutte le mosche. Vabbè, io direi che bisogna partire da un presupposto. L'amministrazione, quando intraprende degli atti, investe tutte le figure che sono da investire, e mi riferisco alle figure tecniche che ci sono in un'amministrazione, e quindi anche dall'avvocatura, ai lavori pubblici, alla ragioneria, e quindi mi sento di dire qualsiasi manovra venga fatta per recuperare la colonia Turati, verrà fatta secondo le regole, secondo le regole. Quindi tutti questi rischi, non è che uno si improvvisa e dice vabbè, la compro, la vendo, piuttosto pure faccio questo. Cioè, ci sono dei ragionamenti che vanno fatti, ragionamenti che poi vanno portati in commissione, passano poi in consiglio, ma nel frattempo, quando il provvedimento, la soluzione verrà portata in consiglio, avrà sicuramente tutti quegli atti necessari che danno l'ok per poter procedere. Dico questo perché, per riferirmi a una recente polemica che c'è stata nell'ultimo Consiglio Comunale e che ho visto anche sui giornali, dove la maggioranza, cioè l'amministrazione, veniva attaccata perché mancavano dei documenti. In realtà si riferivano a un computo metrico che è un documento non necessario, seppur presente, perché era presente agli atti, ma non è necessario per essere valutato, secondo me, tecnicamente da dei consiglieri, essendo un documento prettamente tecnico. E sappiamo benissimo che i consiglieri potrebbero fare una Però, richiesta. perdonami, Henry, tornando alla Turati, la vendete sta Turati o non la vendete? Questo è Allora, il titolo sul Gazzettino di oggi, è rischi se la vendete, la vendete? fino ad ora si sta vagliando una procedura di progetto di finanza. Quindi bisognerà, come è stato detto in commissione, bisognerà intanto vedere se c'è l'interesse pubblico, perché c'è un'offerta di progetto di finanza. Quest'offerta dovrà essere vagliata dall'ente, dovrà essere poi vagliata da un ente regionale. Se il comune, se l'amministrazione riterrà che c'è una valenza pubblica, a quel punto si potrà decidere di fare un'opera
casa di riposo. Se non ci sarà questa valenza pubblica, si passerà ad altro, ma sempre secondo quanto previsto dalla legge, no? Improvvisato così, o perché l'ha detto l'ex sindaco piuttosto che il consigliere di opposizione. Cioè, ci sono dei metodi obbligatori per poter fare queste azioni. Non è che uno si improvvisa. Cioè, noi saremo anche nuovi, saremo anche meno esperti degli altri, però ci sono degli organi tecnici che sono pagati, e qualcuno anche bene, a livello dirigenziale, per darci le indicazioni, per darci dei limiti su cui si può ragionare. Quindi non le vedo tutte queste preoccupazioni, mi sembrano un po' così buttate per la nuova campagna politica che stiamo andando a fare, perché li vediamo adesso tutti quanti molto interessati. Vediamo Francesco cosa dice adesso, al di là dell'esprimersi sull'aspetto tecnico, che insomma... Corona Turati, tu che sei quasi giovane, secondo te, anche da un punto di vista così della tua, diciamo, linea politica, questa colonia che è 10 anni che è abbandonata, che praticamente così, che praticamente era dimora di senza casa, oppure veniva utilizzata così in maniera illegale da quelli che fanno i venditori ambulanti durante l'estate? Tu cosa ne pensi di questo, di questa, cosa ne pensate anche da un punto di vista politico? Da un punto di vista politico, certo, il riuso, cioè, prima cosa è il riuso di beni pubblici che riprendano ad avere una funzione adeguata, quello è prioritario su tutto. In realtà, se la questione è se la casa di riposo sì, la casa di riposo no, e non ho, anch'io non ho degli elementi per valutare, perché non, a livello, diciamo, di circolo non abbiamo ancora discusso, nonostante da tempo si parlasse appunto di fare qualcosa per i vari immobili in giro per la città, come riusarli per poter riusarli. Il punto è che il fatto della casa di riposo, certo, è nel momento di valutare. Io parlo a livello personale e vedo più ridare la città, appunto, parlavo di tutte le varie necessità per i giovani che ci sono, di necessità per i giovani attualmente in corso, e il fatto della casa di riposo per gli anziani, so benissimo che sarà ancora più necessaria tra qualche anno. Credo che se ci siano altri luoghi da valutare, possano essere valutati altri luoghi. Non ho al momento, per a livello personale più che politico, e non ho una posizione né a favore né contro, sono un po' in attesa di poter valutare. E darei più priorità se si potesse valutare un altro posto per la casa di riposo e lì pensare a delle possibili attività per giovanili, e lo vedrei più in questo modo, ecco. Va bene, io direi di chiudere qui perché sono già le 6:37, il tempo scorre, e quindi ringrazio tutti della partecipazione. Se Andrew vuoi aggiungere qualcosa su questo tema sinteticamente. Sì, ecco, non per polemizzare, però il discorso delle alternative vale un po' per tutto. È logico, sì, a tutti piacerebbe, anche a me, se qualcuno viene a proporre e se fosse possibile fare un locale per giovani al posto degli anziani, potrebbe andare bene, pur non essendo giovane, però bisogna stare con i piedi per terra, cioè gli anziani ci sono, saranno sempre di più, e piuttosto mi verrebbe da dire, vediamo come potrebbe essere fatta questa residenza per anziani, perché sicuramente andrebbe a qualificare un posto. Io credo che la Movida a Sottomarina abbia la possibilità di essere fatta su tanti posti. Noi abbiamo uno spazio enorme e quindi non la vedo così proprio come una cosa negativa mettere una residenza per anziani. Dipende da come viene fatta, dipende da come viene ristrutturato quello che la circonda, e quindi potrebbe anche qualificarla e dare anche un po' di vita su quella zona anche d'inverno, quando è
tutto smorto attualmente, no? Invece se ci fosse un bel centro, magari con i parenti che vengono a trovarlo, cioè, secondo me non sarebbe proprio così male. Poi si vedrà, siamo qua, stiamo discutendo. Io spero che comunque prima che termini questa amministrazione la colonia Turati abbia una collocazione e sia ridata alla città, ecco, perché è giusto che dopo tanti anni uno stabile del genere possa essere utilizzato anche per tutti i soldi che sono stati spesi. Andrea, scusami, però giovani non è solo movida, è anche attività educativa. Certo, cioè, sì, sono d'accordo. Non è solo movida, discoteca, eccetera, eccetera, c'è anche altro, insomma. Ok, chiudiamo qui. Scusate perché il tempo vola, anche perché dopo diventa troppo lungo. Ciao, grazie della partecipazione e a presto. Ciao a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Ciao.